L'allenatore dell'Aula, mister De Leo, intervistato da Francesco Mitolo per la Sicilia. Per regolare il Giarre, forse una delle partite migliori per la Aula tatticamente. Chiuso il Giarre, neanche un tiro in porta se non è il tabellino. Sì, diciamo che i ragazzi settimana si sono preparati bene per arrivare a questa partita. Io l'avevo detto, non avevamo alibi, perché avevamo fatto una bruttissima partita domenica scorsa. E questo è stato lo sprono per fare la partita di oggi. Come ho detto, noi dobbiamo ancora lavorare tanto, dobbiamo crescere, e le nostre vittorie vengono anche dalle sconfitte come quella di domenica scorsa, perché domenica scorsa purtroppo non ci siamo ritrovati. I primi a essere arrabbiati l'avevamo detto, eravamo noi. Per cui dovevamo questa prestazione a tutta la città di Aula e siamo contenti di avergli fatto godere una bella domenica. Oggi si è visto già l'approccio che era diverso, partito subito aggressivo, una squadra che ha saputo superare anche le defezioni, Motone centrale di difesa, Ruiz perno del centrocampo, affiancato dai due, chiamiamoli non corazzieri, da Sollano e da Butera. Forse l'agilità è stata che ha messo in difficoltà gli ospiti. Sì, diciamo che noi avevamo studiato la partita contro il Giarre, perché avevamo visto la partita loro contro il Palazzolo, avevamo visto che probabilmente avendoci un vertice basso qualitativamente importante come poteva essere Pierpaolo Ruiz, l'avrebbe potuto mettere in difficoltà, perché dovevamo girare molto la palla, perché loro si mettono molto bene dietro, loro è una squadra molto compatta, per cui per riuscire a scardinarli bisognava girare la palla velocemente, e Pierpaolo ce l'ha come qualità questa cosa. Inizialmente avevamo messo le punte esterne molto larghe per cercare di creare nell'atteggiamento loro il fatto che noi giocassimo a tre, poi ci siamo stretti con le punte al secondo tempo. Siamo stati bravi a sfruttare il calcio piazzato, ci avevamo lavorato tutta la settimana, infatti all'inizio della partita l'avevamo fatto perfetto, Motone ci ha avuto la palla per fare il gol, però purtroppo non ha fatto, il secondo invece siamo riusciti a metterla dentro, questo ci ha un po' agevolato perché loro poi hanno dovuto spingere per cercare di pareggiare la partita, e poi abbiamo fatto il secondo gol che è stato stupendo. Cioè sono una bella triangolazione. Sì, sono veramente contento, e queste sono cose che noi durante la settimana le proviamo, gli 1-2, proviamo tutte queste situazioni con gli attaccanti stretti, e sono contentissimo che ho fatto con l'Attilio, finalmente questo ragazzo si è sbloccato, perché per noi è una risorsa molto importante, per cui lo sapete meglio di me, gli attaccanti vivono di gol. Attilio era un po'... era sereno sicuramente, però sai, l'attaccante che manca il gol è sempre un po' così, invece adesso ha fatto gol, questo qui è molto importante, perché adesso abbiamo due partite difficilissime. Adesso due partite di fuoco, la città di Sant'Agata e la città dentro casa. Sì, e finalmente abbiamo ritrovato anche Attilio che ha fatto gol, speriamo che comincerà a fare un filotto. E magari quello che non ha fatto prima lo fa in queste due partite e ci regala questi 6 punti, perché per noi sarebbero oro colato, però noi sappiamo quali sono i nostri percorsi da fare, sappiamo che dobbiamo continuare. Si parte con fiducioso, cioè cercare 6 punti contro il Cessantino. Ma noi dobbiamo sempre cercare i punti, sempre, fino a che non arriviamo a 40 dobbiamo cercare i punti, e dopo i 40 dovremo cercare comunque per far meglio. Noi non partiamo mai battuti, perché ad oggi è vero che abbiamo perso delle partite, ma non c'è stato nessuno che ci ha mai messo in difficoltà. Le partite che abbiamo perso le abbiamo perse perché abbiamo avuto delle disattenzioni noi, ma non sono state partite dove noi abbiamo demeritato nel gioco, abbiamo demeritato nell'atteggiamento, abbiamo approcciato male determinate situazioni e abbiamo perso le partite, però non abbiamo trovato nessuna squadra che ci ha sottomesso, per cui sostanzialmente la Cireale e il Sant'Agata saranno due ottime squadre, per noi un onore giocarci contro e sicuramente uno stimolo in più, per cui cercheremo di fare il massimo, ripeto, il fatto che Attilio ha trovato gol per noi non è una sciocchezza, è una cosa molto molto importante. Per la notte a Raimondi qualcuno rientra in settimana? Non lo so, questo qui bisognerà vedere le condizioni, Raimondi sicuramente perché torna dalla squalifica, Carotte e Di Peri non lo so, Di Peri sta lavorando come Mirko, presto comunque si aggregheranno perché hanno superato la fase diciamo cronica dell'infortunio, adesso stanno lavorando, per cui appena saranno pronti saranno disponibili. Grazie mister. Prego. Per Aula Blog per adesso è tutto.